Amici di Rosso Parma, siamo con Giacomo Sereni e stiamo per affrontare un problema, una tematica abbastanza impattante. Il giorno della Shoah si sta avvicinando, siamo abbastanza colpiti come ogni anno da quello che ha significato. Abbiamo deciso di interpellare Giacomo perché Giacomo Sereni è un esponente per Parma di un'organizzazione che è Ebrei contro l'occupazione. Sono normalmente tematiche che vengono abbinate in una maniera abbastanza disarmonica, peraltro, se vogliamo. Volevo chiederti, Giacomo, come prima domanda, che cosa significa per te Shoah? Allora, la Shoah è stata una repressione che è stata fatta nei confronti, diciamo, di una categoria religiosa che sono gli ebrei, da parte, diciamo, di una violenza nazista. Ma il discorso adesso però va allargato, va molto allargato, nel senso che nella Shoah, purtroppo si parla, le vittime, le vere vittime, erano quegli ebrei, sì, quegli ebrei, ma quegli ebrei, diciamo, poveri, che appartenevano, diciamo, a una certa classe povera. Quello che i grossi industriali ebrei e tutto quanto che se ne parli furono anche loro i primi finanziatori di un progetto nazista, e questo qua non è da dimenticare. Dopo, quando questi grossi industriali, queste grosse banche rifiutarono ad Hitler il compito di organizzare il nazismo e queste cose qui, venne anche, diciamo, una questione politica da parte dello Stato nazista. Bene, con questo giustificare i 6 milioni di morti? No, assolutamente no, assolutamente no. Però non dimentichiamo che lo Stato nazista, oltre che 6 milioni di morti, ha fatto tanti milioni di morti sui zingari, tanti milioni di morti sui russi, tanti milioni di morti sui gay, e quindi il vero problema era il nazismo, era proprio il nazismo. La diversità. È la diversità, qualche cosa che si creasse contro la questione della razza. Ecco, dire che da una parte gli ebrei, sì, ingiustamente, come è naturale che sia, furono perseguitati e robe varie, però c'era anche per loro la possibilità di potersi organizzare e quindi ribellarsi al nazismo. Chi di questi ha fatto l'unico tentativo di ribellarsi al nazismo sono stati quelli del ghetto di Varsavia. Altre rivolte ebraiche contro il nazismo non ci sono state, ma c'è stata una sola grande e grossa deportazione. Hanno reagito in maniera veramente flebile. Flebile? Sì, debole, debole. Io dico che semplicemente è successo anche questo. La Shoah, secondo me, va ricordata nella storia, nei decenni che passeranno e anche nei centinaia d'anni, proprio perché non va dimenticato tutto quel terrore che la guerra nazista ha fatto nei confronti dei diversi. La tua scelta di essere nel gruppo Ebrei contro l'occupazione deriva... Allora, la mia scelta di essere ebrei contro l'occupazione la giustifico così. Io faccio parte degli ebrei contro l'occupazione perché sono contro l'occupazione dei territori, diciamo, palestinesi da parte dello Stato sionista,
dello Stato sionista ebraico. Uno è questo il motivo principale. L'altro motivo principale, io non ho mai ritenuto in vita mia, dall'età anche giovanissima, che la religione possa fare Stato. Io non sono d'accordo con la religione Stato. Quindi il discorso è semplicemente questo. Essere ebreo, io sì sono ebreo, sono nato ebreo, ma io sono un ebreo italiano, sono nato a Roma, io sono romano, italiano, e ci tengo ad esserlo. Io non sono per questo ebreo, non sono per questo ebreo, però la mia patria resta e deve essere Israele. Chi l'ha mai detto? La patria dei palestinesi resta Israele. La patria di Sereni Giacomo qui presente è italiana. Quindi per me religione non significa patria, non significa identificarsi. Io queste cose sinceramente l'ho sempre sentita da giovane età, perché non riuscivo mai a capire per quale motivo io non potevo essere cittadino italiano, ma bensì cittadino ebreo. Lo dimostra il fatto che se io volessi, cosa che ormai è un po' troppo tardi, avessi voluto, ecco, andare in Israele, io avrei avuto una casa, avrei avuto un lavoro, ma avrebbero trovato addirittura anche la moglie. Ma, e quindi ogni ebreo che va lì è un futuro cittadino israeliano, senza che lo sia. Anche se è nato in Russia, questo qui non è russo, è israeliano. La cittadinanza la prendono subito. Quindi ecco che cosa contesto. Io non sono d'accordo col sionismo, perché il sionismo significa a me parallelo al nazismo, perché quello là che attualmente stanno facendo adesso lo Stato israeliano si può definire quasi nazista. Ecco qual è il nuovo olocausto: far sparire dalla faccia della terra, fa sparire dalla faccia della terra una fetta di popolo che è il popolo palestinese, in maniera che l'ebreo si costruisca sempre più questo suo Stato, coadivato molto dalla parte politica degli Stati Uniti d'America, che fanno dello Stato di Israele il più grande cane da guardia del Medio Oriente, che gli garantisce totalmente tutto quanto lo Stato. Poi non oltre, i grandi banchieri americani, ebrei, garantiscono tutto questo. Ecco che cosa a me non va. Allora, e poi io dico, sinceramente alcune volte provo vergogna, dico, a dire che sono ebreo, proprio perché sto vivendo e vedo ciò che gli israeliani stanno facendo nei confronti di un popolo. Lo stanno sterminando giorno per giorno, lo stanno sterminando, gli si stanno usurpando la loro terra. Perfetto, noi ti ringraziamo, Giacomo.